Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TG7 Mobile News. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legislativo per le commissioni censuarie, primo tassello della riforma del catasto per censire gli oltre 62 milioni di mobili presenti in tutta Italia. L'obiettivo del governo, oltre a recuperare le case che sfuggono alla tassazione, è quello di colpire soprattutto chi ha pagato fino ad oggi di meno per case di maggiore prestigio, una riforma che peserà sulle tasche dei napoletani molto di più di quanto si possa pensare. Il valore patrimoniale degli immobili, infatti, che sarà un valore di mercato non più basato sugli estimi catastali, aumenterà del 150%, cifra che per la città all'ombra del Vesuvio potrà agevolmente superare come minimo il 200%, considerando che la rivalutazione delle case riguarderà soprattutto le abitazioni popolari che qui sono quasi 158 mila, un vero e proprio record nel panorama nazionale. Il timore che, visto che la riforma andrà a regime tra non prima di cinque anni, la tassazione possa aumentare ancora nel corso del prossimo quinquennio. La crisi economica non cessa di arrestare la sua stretta soffocante sugli italiani e in campagna il lavoro diventa sempre più un miraggio. I dati resi noti dalla Banca d'Italia confermano che l'attività economica campana nei primi nove mesi del 2014 non ha subito variazioni. Dall'aggiornamento congiunturale si apprende anche che il primo semestre di quest'anno ha registrato un'ulteriore diminuzione del numero degli occupati. Difficile la ripresa, dunque, per il settore imprenditoriale campano, in cui si denota un paradosso che di fatto blocca il motore trainante del. Dell economia della regione. Secondo i dati rilevati si registra un pareggio tra le aziende che dichiarano un aumento di fatturato con quelle che ne segnalano una diminuzione. A risentire maggiormente di questa situazione di stallo sono le attività commerciali, tanto che addirittura un terzo del settore commercio riferisce dati pesantemente negativi. Secondo il rapporto della Banca d'Italia è l'incertezza sul futuro a ostacolare il rilancio dell'economia. Nessun dato positivo è stato inoltre riscontrato per quanto concerne il rimborso dei crediti dalle aziende nei confronti della pubblica amministrazione e la maggiore liquidità concessa non ha avuto gli effetti sperati. Cambiamo decisamente argomento. Continua il faccia a faccia tra De Magistris e Caldoro sul futuro di Bagnoli dopo il decreto Sblocca Italia che strappa l'area dell'ex Ital Italceder dalla competenza del comune trasferendola al governo. Vediamo il servizio. Mentre continua la polemica sugli scontri a Bagnoli durante il corteo contro lo Sblocca Italia, il sindaco di Napoli si prepara alla battaglia legale sul decreto, che esautora il comune e affida superpoteri ad un commissario nominato dal governo. È già pronto un ricorso al e alla Corte Costituzionale per un provvedimento definito illegittimo dal primo cittadino. L'area dell'exit al-Sider diventa di interesse rilevante nazionale, passando così sotto il controllo di Palazzo Chigi. Tale dichiarazione, avvenuta tramite deliberazione del Consiglio dei Ministri, predispone la stesura di un programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico. Un progetto, contestato dall'amministrazione De Magistris, che invece pare abbia convinto il governatore Stefano Galdoro. Il filo dello scontro tra le due massime cariche campane è talmente teso da poter essere tagliato con un soffio, o meglio con un tweet. Chi si oppone al decreto Sblocca Italia nega il futuro a Bagnoli, nega sviluppo e posti di lavoro. È legittimo aprire una discussione, e per questo ho proposto un referendum. Per la parte che riguarda la legione, ho già dato la mia disponibilità al governo, ho sentito il sottosegretario del Rio per tutte le procedure riguardanti Bagnoli. Queste le dichiarazioni del presidente della regione Stefano Caldoro sulla sua pagina Facebook. Di Parì è diametralmente opposto è invece il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che replica al presidente della regione Caldoro a stretto giro, convinto che con lo Sblocco Italia si facciano entrare dalla finestra i soggetti che hanno già rovinato Bagnoli. Secondo il primo cittadino, le posizioni così diverse tra lui e Caldoro fanno comprendere chiaramente chi vuole costruire Bagnoli con trasparenza e nell'interesse dei cittadini e chi invece vuole aprire la strada a una stagione di speculazioni e nell'esclusivo interesse di privati che vogliono mettere le mani su Bagnoli. Una realtà che per Caldoro risulta invece inverosimile. Oggi Bagnoli assomiglia di più ad una ferita aperta, risponde il governatore. Altro che mani sulla città. Parte il grande progetto UNESCO Napoli, una grandissima occasione di sviluppo per la città. Dopo il buio periodo dei crolli, il centro storico di Napoli, con il suo immenso valore e il suo potenziale, grazie al riconoscimento UNESCO, potrà essere restituito alla cittadinanza e incantare di nuovo napoletani e turisti con il suo splendore senza uguali. Sono circa 75, infatti, i milioni di euro stanziati nell'ambito del grande progetto UNESCO-Napoli per il recupero dei vari complessi monumentali, dal Duomo ai Girolomini, per un totale di 230.000 m quadri. Il primo monumento a essere restaurato sarà la cappella di Santa Maria dei Pignatelli, al Largo Corpo di Napoli. Seguiranno i lavori per la ristrutturazione dell'isola Duomo, del complesso dei Santi Severino e Sossio, del complesso Santa Maria Maggiore e di Santa Maria della Colonna, per i quali sono state già giudicate le gare d'appalto. Ma il progetto Unesco Napoli è molto di più. Saranno in totale circa 30 gli interventi che verranno effettuati nel centro storico per un totale di 100 milioni di euro, di cui 75 stanziati nell'ambito del programma operativo regionale Campania 2007-2013. Ad essere riqualificati saranno 230.000 metri quadri di superficie di strade, complessi monumentali ed edifici storici ed di interesse culturale del centro storico di Napoli, già patrimonio dell'UNESCO dal 1995. Durante la 38 sessione del Comitato Patrimonio Culturale dell'UNESCO è stata anche accolta la proposta del Comune di Napoli di inserire e porre sotto la protezione del patrimonio dell'umanità non soltanto il Parco della Legge di Capodimonte e la Certosa di San Martino, ma anche Parco e Villa Floridiana, Villa Rosbery, la Villa Comunale e Reale Orto Botanico. E questo era l'ultimo servizio, l'informazione di TG7, Mobile News termina qui io vi do appuntamento alla prossima edizione.